non mi pare che da nessun punto di vista, se non come notizia di ventesima pagina di un giornale, il caso Ryanair possa occupare un dibattito fra persone che hanno mille cose da dire, di valori molto più importanti, che non parlare di perché un gruppo di industriali che hanno fatto un'impresa economica fallimentare oggi non dà più i voli. Mi pare un problema di interesse assoluto per nessuno. Oltretutto avete dato anche dei comunicati falsi, perché io sono candidato presidente in Sicilia. Non mi avete considerato, avete dato i dati di Piepoli che sono inventati. Se fosse così Renzi potrebbe andarsene perché all'8% fa ridere. Noi abbiamo i dati della Ghisleri che ci danno al 4,5%, che mi pare una rivoluzione in Sicilia, e voi parlate della Ryanair e dei sondaggi di Piepoli. Meglio che io me ne vada, No, ma perché è una rottura di coglioni, di discussioni senza senso. Però la Cioè, Ryanair va buon anche in pomeriggio Sicilia, anche a bisogna lei, Scardi. avvisare i carabinieri. Ma chi se ne frega di Da Ryanair? Palermo Ma chi a se ne frega? Catania e molta gente la Prendere prende un'altra perché costa compagnia? meno di Alitalia, Voleva Scardi. pensarci lo Se è candidato in Stato. Sicilia dovrebbe Ma saperlo. l'Italia sarà un tema già più interessante. No, no, è Sarà un tema di Ryanair che nessun prendono, genere. prendono le Ascolto, locande perché prima quelle tratte non erano servite. Fate ridere un programma che non vuol dire niente. Dopo che date dati sbagliati sulla Sicilia, inventando cose che non sono, se il PD è all'8%, il tema è chi è Renzi? Chi è Renzi? Questa è Sarà una un bella tema domanda, però interessante. Hai posso dato dirlo? l'8% al candidato Garbi, del PD. Hai hanno ignorato dato me, io hai dato il l'8%, se smette di 42%. urlare magari ci Ma parliamo. prendi che... No, non smetto di urlare, io che non vengo qua se è preso per il culo Ma a parlare di cioè, ma cose non... inutili e essere ignorato. Però stavamo parlando di Dimmi, Rinascimento, cosa non me mi ne frega a vada. me di Ryanair? Ma cosa me ne frega? Sì, parliamo di Senta. Rinascimento e vi dico che io sono a Novara con una mostra formidabile che fareste bene a vedere invece di parlare di Ryanair. Questa non è Va l'Italia, bene, è il nulla. Sgarbi, È la direi che ci nullità di possiamo dibattiti fermare così. inutili che vanno bene a Cairo. Può Sì, si darsi, poteva io fermare mi così. auguro che vadano bene anche agli ascoltatori che ci seguono, Sgarbi. Trovo sinceramente tutto ciò Ma abbastanza sopra le righe. Adesso. Grazie a me, perché Va quando uno si bene. incazza finalmente aumenti gli ascolti e lo sa bene Cairo. No, che uno per quarto d'ora Cioè, parla di ci deve Ryanair, essere cosa fa un altro Ryanair, chi tipo. prende Ryanair, fate ridere. Allora, se Sgarbi ha finito, io proverei a recuperare un minimo di ragionamento. Magari mi aiuta Tremonti. Senta, ma la sua... Torna alla Sicilia. Sì. Sgarbi, si può dire anche più gentilmente, vorrei intervenire sulla questione della Sicilia. Invece di Ma non insultare, puoi magari si può intervenire, dire anche dico, più sei passata gentilmente. secca, sei passata Sono passata secca, sei secca, passata passo come mi secca pare a essendo casa Ryanair mia, senza Sgarbi, chiedere a però anche me, basta, candidato è in anche Sicilia, meno. che cazzo sono quei dati? Mi hai ignorato, Quei me dati e i dati sono i reali. dati Io di sono candidato in Piepoli, Sicilia, sì, sono i dati di Piepoli, e quelli di prima l'abbiamo della Ghisleri, che sono dichiarato. completamente diversi. E lo abbiamo dichiarato, quindi D'accordo, uno perché non dice, avete guarda, ignorato vorrei me? segnalare che Perché il c'è un signor altro Piepoli sondaggio, però ignora un francamente trovo questa candidato. polemica sia veramente abbastanza insopportabile. No, trovo insopportabile essere ignorato da voi per Ryanair. Io sono candidato in Signore, Sicilia. non è Mi la è chiaro pubblicità, o di no? solito sì, no, la pubblicità, no, pubblicità mica aiuterebbe, che non è sì, nessuno. aiuterebbe. Non deve essere una pubblicità, uno deve dire la verità. Tremonti, Devi dire la verità, devi dire chi sono i candidati. vabbè, non è... Non è...